Cari amici di Light Channel, buongiorno. Oggi il testo introduttivo di questa giornata si trova nel libro di Luca, il Vangelo secondo Luca, al capitolo 12 e versetto 15. Leggiamolo ora insieme. Poi disse loro: fate attenzione all'avarizia, perché la vita di uno non consiste nell'abbondanza delle cose che possiede. Gesù continua questa affermazione con una parabola, nella quale un uomo voleva farsi dei granai più abbondanti per il raccolto, ma che poi dovette appunto dare indietro lo spirito la stessa notte e quindi non ebbe neanche modo di godersi i nuovi granai. Gesù ci indica di fare attenzione, guardarci dall'avarizia, che la vita di un uomo non consiste nell'abbondanza delle cose che possiede. La consapevolezza di non possedere in realtà nulla è un elemento chiave dell'esperienza del cristiano. Nel momento in cui pensiamo di possedere qualcosa, pensiamo di essere qualcosa, siamo già su una via sbagliata, perché come creature non abbiamo alcun diritto di pensarci creatori e come creature non abbiamo nessuna possibilità di avere un qualcosa a nome nostro. È come un animale domestico, per esempio, il cane o il gatto. Di solito il cane e il gatto non ereditano cose. Alcuni certamente lo fanno, ma non sono come le persone, i quali, secondo la legge, posseggono delle cose e possono quindi ereditarle. Il cane e il gatto hanno un'altra tipologia, perché sono soggetti al padrone. Nello stesso modo noi siamo soggetti al Signore, colui che ci ha creati. E dato che le cose appartengono a Lui, noi siamo coloro che le utilizzano e coloro che le gestiscono. Ma non saremo mai coloro che hanno creato tali cose. E quindi in realtà, se tutto possiede al Signore, tutto ciò che Egli permette che io abbia in questa vita è grazie a Lui. E la gloria deve andare a Lui. Ma nel momento in cui l'essere umano pensa che la gloria debba andare a se stesso, o pensa di poterne godere ancora di più se può avere di più quantità o in qualità di un qualcosa, allora ecco che le cose si ritorcono contro. Invece di essere un beneficio per gli altri, nel tentativo di essere un beneficio per se stessi, perdiamo anche quello che abbiamo. La stessa cosa vale appunto per i talenti. Quando vengono utilizzati per il beneficio delle altre persone, essi accrescono. Quando invece vengono utilizzati per se stesso, essi vanno via via perdendo. Che il Signore ci possa aiutare a non essere attaccati alle cose di questa terra, a non essere attaccati non solo al denaro, ma ai possedimenti, ma anche alle persone. C'è addirittura un versetto biblico nel quale la Bibbia dice che chi ama padre e madre più del Cristo non è degno del suo regno. Ciò vuol dire che l'attaccamento alle relazioni è una cosa che può impedirci di entrare nel regno. L'attaccamento alle persone, proprio perché le persone non possono soddisfare i nostri bisogni, ma solo il Dio può. Le persone non possono darci amore. Le persone danno amore proporzionatamente a quanto ne ricevono da Dio, ma non possiamo prendere dalle persone. E quindi il Signore ci possa accompagnare in questo percorso di prendere dalla fonte e dare agli altri, senza ricercare da cose materiali o da relazioni questa gioia e questa felicità. Vogliamo quindi pregare insieme per questo. Padre nostro che sei nei cieli, vogliamo ringraziarti, oh Signore, perché tu ci hai fatto notare che il denaro e i possedimenti, le cose che abbiamo, oh Signore, possono essere un intralcio nella via verso di te. Ti chiediamo, oh Signore, di togliere tutto ciò che può essere un intralcio verso di te. Qualunque cosa sia, oh Signore, qualsiasi cosa che per noi sta diventando o è diventato un idolo, Signore, rimuovilo per la tua gloria, affinché noi possiamo veramente servirti.
per amore e non per le cose che abbiamo, Signore, e non per la gioia, ma anche servirti nel dolore, anche servirti nella mancanza e servirti a causa del tuo amore, Signore. Aiutaci affinché questo possa diventare realtà nelle nostre vite e che abbiamo l'esperienza della comprensione di quello che Paolo indica quando dice: so come avere e so come non avere. Che il Signore possa accompagnarci in questo, nell'umiltà del percorso di avvicinamento verso di te. In nome dei primeriti di Cristo Gesù. Amen.